Il preside dell'Istituto Ruffini, Luca Ronco, ci ha spiegato già più volte la filosofia di questa scuola. Ecco, preside, una scuola che vuole far toccare davvero con mano i ragazzi che cos'è il mondo del lavoro, non soltanto la teoria, la pratica applicata fin dai banchi di scuola. Sì, la scuola, come mi piace dire, è il tassello che unisce il territorio e le altre realtà presenti, quindi è la sintesi di quello che abbiamo, la sintesi dell'imprenditoria, la sintesi dell'industria, la sintesi delle realtà che portano avanti la società e che devono tutte assieme trovarsi qua a scuola per formare i ragazzi per il loro futuro e per il futuro del nostro territorio. Aprirsi all'esterno vuol dire aprirsi a tutte le realtà, oggi ce ne sarà anche una particolare, non un testimonial per il turismo ma un anti-testimonial. Esatto, aprirsi vuol dire anche avere ironia, perché la vita va vista con ironia e va affrontata con una buona dose anche di leggerezza alle volte. Quindi oggi avremo ospite Andrea Di Marco che ci illustrerà la sua idea di turismo ligure, che chiaramente non è quella che secondo noi è vincente, ma siamo democratici e quindi ascolteremo anche chi la pensa diversamente da noi. All'Istituto Ruffini un insegnante di eccezione, ma c'è già preoccupazione a livello di Ministero della Pubblica Istruzione. Andrea Di Marco, movimento estremista ligure che va a insegnare ragazzi, cioè c'è il panico, Andrea, io te lo dico. Io c'ho poco da insegnare, che qui adesso stanno parlando di turismo, che è una piaga che dobbiamo debellare in questa regione, perché veramente sta diventando un problema grosso. Quest'anno per fortuna il Covid l'ha un po', diciamo, ci ha un po' aiutato, però prima o poi ci sarà di nuovo questa esplosione e ci troveremo questa gente sorridente che arriva in questa regione che sorridente non è. Ma che dobbiamo fare allora in Liguria? Mettere i confini, le barriere, non li vogliamo più i milanesi. Allora, c'è proprio anche una questione proprio ambientale, perché noi che cosa ce ne frega della deforestazione dell'Amazzonia? Noi, non ce ne, noi è la Liguria che dobbiamo deforestare, senza foresti, perché se uno di Milano se ne va in Brasile, che cosa ce ne frega a noi? Noi è qui che non li vogliamo, quindi ci sono molte misure da prendere, ad esempio quella del muro, giustamente è una delle più facili da attuare, possiamo fare su tutto l'Appennino, abbiamo già messo tante curve per scoraggiare la venuta di questi milanesi, questi torinesi, però possiamo lavorare ancora meglio. E allora qui che invece Ruffini vuol fare turismo e parlare di turismo, che cosa dirai a questi ragazzi? Dirò che siate ragazzi, che siate uomini o che siate bambini, gridiamo Milano Suca anche a Ruffini. In questa settimana stiamo presentando i vari corsi della nostra scuola, partiamo dal turistico che oggi è giovedì, è la nostra giornata, io sono un studente del turistico, ma nei giorni scorsi abbiamo presentato i corsi AFM, agrario e il nuovo corso del manager sportivo che entrerà in circolo l'anno prossimo. Ecco, coinvolti in prima linea perché non solo studiate ma lavorate già sul campo, avete organizzato voi l'accoglienza, avete organizzato voi la regia, insomma state già toccando con mano quello che potrebbe essere il lavoro del domani. Sì, sì, certo, proprio in questa giornata io e altri ragazzi stiamo appunto facendo l'aspetto dell'accoglienza, ma abbiamo anche ragioni informatici che stanno appunto gestendo il lato tecnico e a queste ore diciamo varranno anche come alternanza scuola-lavoro, dove appunto anche negli anni scorsi abbiamo fatto dei progetti interessanti dove siamo stati per esempio alle vele d'epoca, olio d'oliva.